provinciale del turismo, la dottoressa Emanuela Marchiafava. Penso di riuscire anche a parlare senza microfono, probabilmente riescono a sentirmi, ditemi se ci avete bisogno. Come spesso capita quando si parla di turismo, io mi preparo una bozza, un canovaccio, e poi gli interventi precedenti già mi sollecitano ulteriori collegamenti, quindi come al solito vado e abbraccio e collego alcune cose, perché come sempre appunto accade, in realtà grazie perché sono arrivata a cercare. Come sempre accade, la nostra terra è una terra incredibilmente ricca di materia prima per il turismo. E bellissima la definizione del sindaco, siamo fatti di riso, perché dà un'idea, dà corpo e dà fisicità alla nostra storia. Ed è un punto che mi sta particolarmente a cuore, soprattutto quando si parla di tradizione, perché tradizione non è immobilismo, non è conservare ciò che c'è immutato. Il termine stesso latino dà l'idea, la tradizione non è immobile, la tradizione è in movimento, è qualcosa che uno si porta appresso, e se lo porta appresso non per tenerlo com'era, ma declinandolo per le esigenze, i bisogni che ci sono nel presente, e se si è davvero vari anche con la visione di quelle che saranno le esigenze per le generazioni future. Però non è affatto facile, perché come diceva Hemingway, dobbiamo rassegnarci e farcene una ragione. Ai vivi importanti della vita non ci sono segnalazioni. Dobbiamo trovarle e darcele da noi, non ci sono indicazioni. E allora ecco perché è importante la tradizione, perché la tradizione ci serve per non solo recuperare, ma declinare in altro modo quello che già abbiamo. E lo possiamo fare, ad esempio in questo caso, rendendoci conto di quanto il nostro patrimonio storico, architettonico, enogastronomico, produttivo, può essere declinato in un altro modo, può essere declinato da un punto di vista turistico. Ma quando parlo di turismo non sto parlando di mera promozione territoriale. La mera promozione territoriale non funziona, o meglio, è il punto finale, e quindi è un'azione continuativa che si fa nel tempo, ma quando il prodotto turistico c'è già. E quando c'è già il prodotto turistico? Quando c'è già un'identità territoriale, quando c'è già una consapevolezza delle capacità che quel territorio ha di poter offrire offerta turistica senza soffrire, perché ormai lo sappiamo, il turismo può anche essere sì un volano dell'economia, ma può anche essere pericoloso, perché può drenare le risorse di un territorio e può sconvolgerlo. Pensando invece di sviluppare il turismo in un periodo come questo, siamo fortunati perché abbiamo case history, casi precedenti di come non si deve fare promozione turistica, come non si deve fare una produzione di offerta turistica che drena il territorio. E come lo si deve fare? Lo si deve fare ricorrendo non solo al concetto di turismo sostenibile, ma alla pratica del turismo sostenibile. Il turismo sostenibile non è solo la parte ecologica, il turismo sostenibile lo è quando il turismo viene sostenuto dai territori in cui si innesta, ossia deve essere partecipato e costruito dal basso, dalle popolazioni, dagli enti locali, dalle associazioni, da tutti i soggetti pubblici e privati, anche dagli operatori privati, soprattutto anche dagli operatori privati, se vogliamo che sia anche lo sviluppo. E tutti insieme costruiscono il prodotto turistico, l'offerta turistica. In questa maniera appunto il territorio non soffre, ma si offre, cioè questo apostrofo che fa la differenza. E come farlo su territori come i nostri, che non hanno enormi capolavori, città d'arte come possono essere Firenze, o pensiamo anche a un'omologa come Siena, come dimensioni, come
anche caratterizzazione da, da un punto di vista anche culturale rispetto alla, al nostro capoluogo Pavia. Lo si fa ricorrendo a uno strumento che è quello degli itinerari turistici. Gli itinerari turistici sono strumenti intelligenti, sono agenti di promozione sul territorio, perché servono per collegare tutte le risorse turistiche che ci sono su un territorio. E qui ritorno al concetto di turismo sostenibile. Per collegare tutte le risorse bisogna collegare non solo gli edifici, non solo gli operatori turistici, ma bisogna collegare le genti e gli amministratori locali che sono sul territorio. E questo lo si fa appunto preeminentemente su territori dove si può fare, dove il turismo è un turismo lento, è un turismo verde, è un turismo appunto sostenibile, è un turismo minore delle città d'arti, delle città d'arti minori. Facendo tutto questo lavoro, l'identità territoriale cambia, perché quando si costruisce un itinerario di questo genere e si agisce in maniera collettiva, cambia la consapevolezza che le genti stesse hanno delle proprie ricchezze territoriali. È come se avessimo un forziere e ciascuno di noi dovesse mettere la moneta d'oro, il doblone che ha. Il singolo doblone sarà bello, sarà da collezione, ma non fa il tesoro che tutti insieme possiamo costituire facendo quel forziere. Lavoro difficile. Di più, è un lavoro difficilissimo, non è per nulla facile iniziare e soprattutto implementare e mantenere un lavoro di questo genere, perché quando si costruiscono itinerari, prodotti di questo genere, quando un intero territorio decide di fare questa cosa, gli operatori che si siedono attorno a un tavolo lo devono fare con una consapevolezza, con un'altra delle domande come quella di Kennedy, e non è che cosa ci guadagno io a sedermi attorno a quel tavolo, ma che cosa sono disposto a perdere pur di aggiungere valore. Perché l'operazione di mettersi tutti insieme, di lavorare tutti insieme, non è un'operazione dove io porto ed è un'operazione somma algebrica, 2 più 2 più 1. Ma io porto, invece di 3, rinuncio a qualcosa e porto 2, ma l'operazione non è un più, è un per. E quindi è una moltiplicazione quello che poi è il risultato. Ed è un risultato importante. Pensate che, ad esempio, il progetto degli itinerari turistici che la provincia sta sviluppando insieme con Camera di Commercio, con la collaborazione dello STER, quindi dell'Ufficio Territoriale di Regione Lombardia, e con i GAL locali, quindi quello, o la comunità montana, che sono più itinerari che collegano i vari territori, è appunto un'operazione che sta portando risultati importanti. Innanzitutto perché i nostri territori, è vero che hanno dei confini, ma io sono allergica alla storia dei confini, proprio per questo discorso del collegamento degli itinerari e delle strade, come la strada del Renzo, ma ci racconteranno anche la storia della strada del Renzo. Perché avere territori così differenti da un punto di vista turistico non è assolutamente una indica, è un vantaggio, è una ricchezza, è il famoso forziere. Lì dentro non ci sono solo doppioni, ci sono monete differenti, e questo per presentare un territorio alla funzione turistica è un vantaggio innegabile. Perché itinerari? Sono partita dal basso, l'itinerario come costruzione dal territorio, ma gli itinerari sono, dal Trattato di Lisbona in poi, diventati lo strumento principe con cui la comunità europea ha deciso che anche il turismo doveva diventare uno strumento per lo sviluppo economico. È sempre stato un po' appunto una cenerentola il turismo, non è mai stato considerato come davvero un comparto produttivo. Invece pensate che già così, anche abbastanza bistrattato, occupa il 10% del PIL nazionale,
studi, compresi quelli di Confindustria, dicono che potrebbe tranquillissimamente raggiungere il 18% del PIL nazionale. Identicasi per la comunità europea, che dice che potremmo arrivare anche al 20%. Ecco perché la comunità europea, in particolare il Consiglio d'Europa, hanno negli anni sviluppato e supportato lo strumento degli itinerari. Quali itinerari? Quelli transnazionali. E quelli transnazionali proprio perché collegano più paesi. Attualmente sono 29 e fra questi 29 ce ne sono ben 3 che attraversano la nostra terra. Il più noto, senz'altro, quello che più ci caratterizza è la via Francigena. E quindi ecco che dal piccolo, dagli itinerari di una singola provincia, attraverso la via Francigena arriviamo direttamente alla promozione e ci innestiamo in quelle che sono le operazioni di promozione, di finanziamento e di valorizzazione dei territori che sta facendo la comunità europea e che infatti chi ha partecipato ha avuto modo di riscontrare nel Crossroads of Europe, cioè il convegno internazionale promosso dalla Commissione europea che è stato fatto qua a Pavia. Proprio la prima tappa, il primo anno, poi diventerà un appuntamento annuale che si snoderà lungo gli itinerari turistici europei. Perché? Perché appunto anche questi itinerari raccontano la storia dei paesi e li collegano, creano un'identità culturale transnazionale. Lo fanno non solo per i turisti che coscientemente scelgono di attraversare, di percorrere quell'itinerario, ma lo fanno appunto anche con le genti del territorio, perché la via Francigena, che è stata implementata da chi mi ha preceduta, pian piano si è innestata nella coscienza collettiva di queste terre e sta prendendo sempre più piede. Per darvi un'idea di come funziona, di come si attivano certi meccanismi, ieri ero all'inaugurazione di una pista ciclabile a Torre dei Negri, un paese attraversato dalla via Francigena, e un assessore mi chiedeva notizie della via Francigena, di quello che stiamo facendo, e mi raccontava che ormai li riconoscono i pellegrini e cominciano ad accoglierli. E lui mi dice: io sono anche volontario della Croce Azzurra e quando li vediamo, li fermiamo perché arrivano, sono sudati e sono stanchi, diciamo, ma fermatevi, li accolgono alla croce Azzurra, li sfamano, gli danno da bere, gli raccontano, gli danno delle informazioni. Ecco, quando si innestano questi meccanismi significa che sta funzionando. È un lavoro lungo ed è un lavoro dove appunto per funzionare tutto bisogna attivare i meccanismi dell'orgoglio territoriale. E l'orgoglio territoriale lo si fa e lo si pratica ed è sacro. L'orgoglio territoriale è fatto sulla propria identità territoriale, su ciò che abbiamo di più, quando la costruzione dell'itinerario è fatta appunto con la partecipazione degli attori del territorio, dove si valorizzano le cose importanti che ci sono sul territorio, che appunto non sono solo e senz'altro sono assolutamente importanti per le cascine a porte chiuse, ma anche cose che magari pensiamo essere minori, ma non lo sono affatto, come gli eventi che ci sono sul territorio. Le nostre sagre paesane, per noi sono le nostre sagre, ma in realtà sono eventi che raccontano la storia del territorio. L'enogastronomia, ciò che mangiamo, siamo fatti di riso, ma questa cosa ci racconta e ci offre e offre questo racconto territoriale ai turisti, che badate bene non hanno esigenze differenti rispetto a quelle dei cittadini. Le piste ciclabili per il turista di area germanica che predilige il cicloturismo e quindi percorre, si mappa sul web le piste ciclabili, si costruisce l'itinerario e arriva. Le piste ciclabili sono importanti per il turista tanto quanto lo sono per il cittadino, perché le piste ciclabili permettono al cittadino di scegliere le proprie modalità di trasporto, e quindi si incide sulla libertà delle persone quando si offrono prodotti ulteriori. E tutto questo è cosa significa?
significa? Significa quindi imparare a declinare le proprie risorse territoriali, l'enogastronomia, le risorse storiche, turistiche, architettoniche, in una nuova chiave. Il famoso bivio di Hemingway, quella segnaletica non c'è. Facendo questo lavoro, la segnaletica la scriviamo noi. In più, il turismo costruito in questa maniera è un turismo di tutela, è un turismo che si prende cura del proprio territorio, perché quando si tracciano questi tragitti, queste strade, cambiano le persone che stanno vivendo quelle strade, perché non sono più semplici vacanze, sono tragitti, sono esperienze di vita. Il turismo culturale è questo, si differenzia dalla vacanza proprio perché il turista culturale va a cercare ciò che ama di più e quindi ciò che è o sempre presente nella sua vita o che non ha mai nella sua vita, che gli manca, e quindi lo va a cercare nel momento in cui è libero dalle fatiche del lavoro. Quindi il tragitto cambia chi lo percorre, ma anche i territori, perché con la camminata del viandante della via Francigena, con la pedalata sulla pista ciclabile, con il turista che consuma sul territorio le risorse enogastronomiche, che vive per notta sul territorio, beh, con tutte queste cose si incide sulla struttura stessa del territorio e cambia appunto le genti sul territorio che sono a quel punto pronte ad accogliere il turista, in uno scambio, ripeto, che diventa prima di tutto culturale e vi dico deve essere anche economico, perché non sottovalutiamo mai questo aspetto. Il cammino quindi, gli itinerari così strutturati diventano un orizzonte mentale, dove si tracciano le tappe e sono tappe appunto turistiche, ma sono anche tappe di sviluppo economico, sono culturali. È un discorso complesso perché il turismo è tutto questo, è la somma di una serie di competenze. Ecco perché è importante appunto costruire itinerari che valorizzino il territorio con la collaborazione strettissima di tutti, e tutti possono contribuire. Vediamo in questa esperienza che dura già da qualche mese, dove siamo tutti attori attivi, che le associazioni, le coloco, tutti hanno qualcosa da conferire a questo racconto del territorio, che diventa un patrimonio comune, diventa un patrimonio comune con cui appunto sviluppare l'economia territoriale. L'altro punto fondamentale di uno sviluppo territoriale di questo genere, con itinerari turistici, con tragitti, è che l'occupazione lì si ferma, si evita il drenaggio di risorse dai territori. Io ho ben presente quello che è il pendolarismo intellettuale sul milanese, come lo chiamo io, cioè le professioni intellettuali impiegatizie di decine di migliaia di persone che ogni giorno si riversano sulla metropoli milanese, perché qui non trovano un'occupazione. Bene, sviluppare il turismo in questo modo significa creare posti di lavoro, significa creare posti di lavoro che non sono solo le semplici, tra virgolette, tipiche professioni turistiche, dall'agente di viaggio alla guida di viaggio all'accompagnatore turistico, ma non sono solo le classiche professioni legate alla ristorazione, all'accoglienza e all'ospitalità. Io parlo sempre anche di tutto l'indotto che uno sviluppo turistico avveduto può indurre su un territorio. Pensate ai manutentori che devono manutenere le strutture alberghiere o dei ristoranti. Pensate ad esempio alle terme. Ad esempio faccio sempre l'esempio delle terme di San Nazaro, che hanno sviluppato e messo sul mercato una linea di cosmesi termale. La fanno produrre da una piccola azienda farmaceutica dell'Oltrepò. Questo è il chiaro
indotto turistico che uno immediatamente può non percepire ma che c'è. Significa appunto fare anche molta promozione sul web, significa, e quindi il settore del turismo fra l'altro è un comparto attrattivo per i giovani, quindi pensate a quanti giovani potrebbero restare sul territorio perché implicati nelle professioni turistiche, ed è anche un settore a forte percentuale di assunzione di personale femminile. E non vi devo spiegare io come aumentare la percentuale di occupazione femminile incide in maniera sostanziale sull'occupazione di un territorio, perché crea e genera più posti di quanti, il rapporto non è uno a uno, è molto di più. E quindi queste sono operazioni che attivano questi meccanismi. Vi ho parlato dell'itinerario, vi ho parlato della via Francigena, c'è anche l'altro progetto che collega i nostri territori, è l'azione del Po tra Acque e Castelli del Po, che collega anche quello in un altro itinerario il Ticino e il Po, ed è un'altra operazione che valorizzerà questi territori. Un'altra chicca di cui avrete a breve notizie è un'altra operazione di valorizzazione, di mappatura, che era rimasta nei cassetti che noi stiamo tirando fuori, ed è la completa mappatura delle cascine della Lomellina. Era un lavoro che era nei cassetti, rimasto lì, sono venuti mandati al assessore, le interessa. Hanno mappato 550 cascine della Lomellina. Un lavoro poderoso che hanno fatto con pochissime risorse, ed è un lavoro che verseremo in questa operazione della valorizzazione degli itinerari turistici, perché anche le cascine sono assolutamente una connotazione fortemente identitaria. E concludo con l'ultima notizia: per valorizzare il territorio bisogna anche formare il personale che andrà ad operare su questo territorio. Noi subito dopo l'insediamento l'anno scorso abbiamo aperto un ufficio di relazioni con la Comunità Europea per reperire dei finanziamenti, perché tutto questo si fa sicuramente con le reti fra gli operatori economici e culturali, lo si fa attivando le risorse interne, ma la promozione territoriale è comunque un'operazione che dal punto di vista economico richiede certi capitali. Allora la provincia ha candidato un proprio progetto sul progetto Leonardo, un progetto europeo, e è notizia di questi giorni che siamo stati dichiarati ammissibili e abbiamo vinto questo bando per 337.000 euro, con cui manderemo 100 ragazzi per uno stage di studio lavoro completamente gratuito in Europa, e sono diplomati del settore turistico alberghiero in vista dell'Expo 2015, se verrà declinato come si deve. Però offriremo a 100 ragazzi del nostro territorio la possibilità di andare a lavorare in maniera, ripeto, completamente gratuita, hanno tutto completamente pagato, per uno stage che dura dai 30 ai 60 giorni in alcuni dei paesi della Comunità Europea che aderiscono a questo sistema. Ecco, questo è mettere a sistema tutte le risorse che si hanno. Non è operazione facile, non è operazione immediata, ci stiamo lavorando da un anno, ce ne vorrà un altro per vedere i primi frutti, ma questi sono gli strumenti che a parer nostro servono per valorizzare un territorio. Grazie a tutti.